tanto peggio di così. Con questa la usi solo il 2%. Eh? Come il 2? Come il 2%? Non la voglio, non la voglio, fammi vomitare, fammi vomitare! Dimmi qualcosa di schifoso! I topi di fogna! No, i topi ce li ho, sono la mia passione! Ah, dimmi qualcosa, dimmi... 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, allora, abbiamo qui con noi Edward Norton e Brad Pitt per il film Italiano Medio. In verità sono Maccio Capatonda. Io sono Maccio Capatonda, per quello che mi riguarda, sì. Io sono Brad Pitt. Secondo me ti sei montato la testa, no. Già subito proprio. No, sono Brad Pitt. Vuoi sentire l'imitazione di Brad Pitt? No, fai la parla, ah, già ti sento. Ciao Marcello. Hi Brad, what do you want from me? No, la faccio in italiano, come parla lui in italiano. Ah, okay. Nel film assumi delle pasticche che ti fanno usare il cervello al 2%. Come è nata questa idea? Ce l'abbiamo qua, tra l'altro. Eccolo. È nata appunto, lo spunto mi è stato dato appunto dal film Limitless, anzi dal trailer che ho fatto 3 anni fa, che si chiamava appunto Italiano Medio. E poi abbiamo pensato di svilupparlo perché credevamo che potesse reggere, reggere una storia di un'ora e mezzo. E invece purtroppo poi sappiamo tutti come è andata a finire. Comunque è, diciamo, un film che poi col pretesto della pillola, forse il cervello al 2%, racconta anche un po' una visione dell'Italia, del paese, del mondo, della mia vita, di lui che vedo sempre. È una visione, diciamo, una visione brutta. Lo mettiamo nell'umido o nella differenziata? Come tutti i rifiuti organici vanno nell'umido, secondo me. No, però se ho la maglia... Ah, giusto. Allora nella Caritas ti manca. Indifferenziata. Vabbè, per me il cassonetto giallo, è indifferente, dai. Indifferente. Vabbè, come vuoi. No, ma io devo differenziare, perché sono molto corretto e ci tengo a questo paese. Ma tanto poi la buttano con tu, se la fai differenziata, poi loro comunque la prendono e te la mucchiano di nuovo, sì. Io sì. Ci lavoro con col pattume. Lavoro col pattume. Lo sai qual è l'unica cosa del porco che si butta? No, quale? Il pane! Ma che se ne butta! Un invito ad andare al cinema per i lettori di Terza Pagina. Non ne abbiamo inviti. Dai l'invito, vai! Non li ho dimenticati a casa. Un paio ce n'avevi. Vedete il film perché... Perché se non lo vedete non sapete che cosa film avreste abbiamo visto. Fatto. Esatto. E quindi questo potrebbe essere gravissimo per voi. Andate al cinema e non tornate più a casa.